Buongiorno, buon giovedì. Oggi alla Palestra Libre Fitness avremo una puntata dedicata a una parte del corpo che le donne curano molto, i glutei. E qui chiamiamo in causa Marco Riti, che raggiunge Cristina e Federica, le quali si sottoporranno agli esercizi suggeriti da Marco. Buongiorno Marco. Allora, dicevamo, una parte del corpo che interessa molto alle donne. Oggi come tonifichiamo i glutei? Guarda, lavorando a terra, corpo libero, abbiamo Cristina e Federica che lavorano proprio in maniera mirata con i glutei, facendo Federica uno slancio. Come vedi, Mila, è un lavoro che possiamo fare tranquillamente a casa o in giardino o in palestra, ecco, quindi è un lavoro molto isolato per i glutei. Cristina sta facendo una spinta con un carico, diciamo, medio-alto, fa un ponte isolando il grande gluteo, ok. Invece Federica slancia sia a destra con 15 ripetute e sia a sinistra. Molto efficace. Per avere effetti visibili sul corpo, quante volte e per quanto tempo dobbiamo praticare questi esercizi? Mila, la base è comunque rimane l'alimentazione. Dopodiché un lavoro costante in palestra, diciamo facendo un lavoro, diciamo, settimanale pianificato, avremmo dei risultati molto evidenti con almeno una pianificazione trimestrale. E con il nostro operatore Alberto Capo vediamo singolarmente Federica e Cristina all'opera con un po' di musica di sottofondo e poi torniamo a chiacchierare con Marco. Marco, ai glutei tengono tanto anche gli uomini, almeno da quello che potete vedere voi in palestra? Guarda, la mia esperienza mi insegna che comunque ci tengono tantissimo. Si ammazzano di squat, stacchi e anche esercizi specifici interno ed esterno coscia. Sì, la risposta è sì. E i risultati dove si vedono più facilmente, sulle donne o sugli uomini? Guarda, dipende dall'atteggiamento e dalla voglia quando ci si allena. Grazie a Marco Riti, grazie a Cristina, grazie a Federica e grazie ad Alberto Capo per le riprese. Prima aveva accennato qualcosa all'alimentazione Marco Riti e adesso in effetti parliamo proprio di quello con la dottoressa Marina Manieri. E torniamo sulla spiaggia, al Mar del Plata di Silvi, dove troviamo la dottoressa Marina Manieri. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Il nostro argomento oggi è l'aperitivo, ci fa piacere di poterlo gustare qui al Mar del Plata perché è uno stabilimento balneare che ci è mancato tantissimo in questi giorni in cui abbiamo avuto altre location. Com'è bello intrattenersi al mare magari o comunque con una visuale della spiaggia, di un tramonto, gustando un aperitivo. Non è proprio l'orario ideale questo per farlo, però considerando che andiamo in onda in replica anche alle 13 ci può stare. Quali sono, dottoressa, gli ingredienti base di un aperitivo? Allora, tipicamente negli aperitivi ritroviamo olive, patatine e arachidi e anche le immancabili crudité,
che essenzialmente sono alimenti crudi vegetali, si usano come in questo caso il sedano, la carota e il finocchio, da immergere in una salsina. In questo caso abbiamo il pinzimonio, che è una salsa a base di olio, sale e pepe, quindi semplicissima, molto poco impattante sul contenuto calorico del tutto. Spesso gli aperitivi vengono arricchiti dai cosiddetti taglieri con i salumi, è meglio evitare? Dipende, se poi si va a pranzo o a cena sicuramente, nel senso che potrebbe bastare questo a fare appunto da piccolo pasto in attesa del pasto più grande, del pasto principale. Invece qualora ci trovassimo in una serata che si estende e quindi non si sa poi dove si va a finire, a cena e a che ora, allora magari si può anche approfittare per mangiare qualcosa di un po' più sostanzioso, però poi dovrebbe essere quella la cena o il pranzo. E tra questi invece, tra questi ingredienti, quali preferire? Allora, sicuramente le crudite, perché comunque anche in questa location sono quelle un po' più rinfrescanti e leggere. Però c'è anche da dire che se si ha da attendere appunto qualche ora prima del pranzo, è bene anche mangiare qualche arachide, magari qualche oliva, perché essendo alimenti grassi sono molto sazianti e quindi ci aiutano ad arrivare bene con lo stomaco a posto fino a quell'ora. Le bevande, noi abbiamo qui due cocktail di frutta, ma ci sono anche i cosiddetti bitter. Quali sono le bevande meno impattanti sull'organismo? Beh, sicuramente io sconsiglio di prendere bevande molto alcoliche, soprattutto se l'aperitivo è un aperitivo prima di pranzo, perché è l'ora, diciamo, che non è la migliore per bere alcolici, ma più che altro perché questo determina un aumento della temperatura interna nostra. Queste temperature di questo periodo già, insomma, siamo abbastanza sul caldo, non siamo a novembre, insomma. Quindi meglio sicuramente un succo di frutta, un centrifugato, un analcolico alla frutta. Poi qualora si volesse andare invece sull'alcolico, potrebbe andar bene una birra o un calice di vino. Grazie, io direi che possiamo concludere qui. Ci vediamo domani con la dottoressa Manieri, grazie al Mar del Plata che ci ha ospitati, grazie al nostro tecnico Alberto Capo e grazie a tutti voi. Buona giornata.